Buonasera da Marco Ferrante, coach qui di Otto Vincenzo Spinovoli per commentare l'undicesima giornata del campionato di eccellenza pugliese. Siamo qui con l'attaccante dell'Altamura Luigi Lava, bentornato nel Salerno, visto che vogliono fare il giocato con l'Altamura. L'Altamura oggi ha vinto 3-1 grazie a una prova magistrale, dove ha terminato il primo tempo con 1-0 con Sisalli, e nel secondo tempo l'Altamura è riuscita a nella vittoria per Dorocelsi col gol di Montemurro e il suo terzo gol a 8 di distanze con Palazzo. Ho apprezzato da parte vostra la capacità di andare in vantaggio e di chiudere tutta la partita, considerando che Novoli è una squadra che ha dimostrato, diciamo, a questa di oggi, di non aver rismato della metà giusta per salvarsi. Di questo campo soprattutto, infatti parecchie grandi che sono venute qui hanno lasciato i punti. Dall'altra parte avevamo una squadra in forma, una squadra a mio avviso, una difesa importante, l'altro rispetto alla scorsa, una lotta in questa squadra italiana ha perso 3-1. Ho apprezzato anche da parte vostra la mentalità giusta nell'affrontare questa partita, in quanto l'anno scorso eravate adagiati su questo campo, invece questa volta dopo i primi 5 minuti arrivati di nuovo avete capito che bisognava cercare di in corso su questo campo con il proprio gioco, con le proprie qualità e con la propria velocità. Certo, facevo della qualità e della velocità, come hai appena detto, non è un'arma migliore. Se riusciamo a giocare, alla fine tiriamo fuori sempre delle trame importanti ed è difficile starci. Però comunque non a Novoli, comunque ha fatto la sua buona partita. Renato! Più della volta ci ha messo in difficoltà. Allora, l'ultima domanda su Novoli, secondo te quest'anno dovrà cercare di puntare ad una salvezza tranquilla oppure in prospettiva futura, considerando che siamo alle vicinanze del mercato di riparazione, potrebbe puntare a qualcosa? L'importante è pensare partita per partita, nel senso che dobbiamo meglio da ogni singola partita e cercare di fare più tempo possibile. Poi è chiaro, se la salvezza arriva il prima possibile, poi si può sperare a fare qualcosa di più importante. E questa è certamente una nota di mega fuori del Novoli, che nonostante il passivo di oggi ha comunque reso a posto il suo gioco, ha trovato la rete anche grazie a un giocatore come Palazzo, che speriamo possa essere l'arma in più di questa squadra che domenica prossima affronterà il Vicenza in trasferta, mentre per voi sarà un scontro importante. Sì, noi troveremo sarà uno scontro vertice, speriamo sicuramente ci sarà pubblico per tante occasioni, sperando di tirare fuori il meglio possibile di portaggio a casa. Ah, per quanto mi riguarda, tutto Cenzi è tutto, ci risentiamo tra 2 settimane per la partita interna contro Lotan, mentre l'unica cosa sarà lo scontro salvezza importante contro il Biceglie, sicuramente confidiamo nella forza e volontà del nuovo, che oggi è stata encomiabile. Per quanto mi riguarda è tutto, buona serata e ci sentiamo alla prossima. Ciao, grazie, vigilante.